Buonasera! Buonasera a tutti! Buonasera! Io esco! Dal mio bolide! Fanciullo! Mi si è bagnato tutto! Era bagnato d'acqua, guarda che è successo! Mi si è infradiciata la maglia! Fanciullo! Algoritmo di YouTube, fanciullo anche a te, non mi dirai mica che è una parolaccia questa, fanciullo, io penso però demonetizzata perché dico fanciullo. Allora, sono qui, dinanzi all'orizzonte, sono qui, pieno di belle speranze, sono qui, con l'entusiasmo di un ragazzino appena, non necessariamente le frasi devono finire, appena. Allora, volevo parlarvi dell'addio al celibato e l'addio al nubilato. Sapete che cos'è? Penso di sì. Se non lo sapete, vi informo. Praticamente, gli uomini e le donne talvolta si sposano. Ed esiste questa tradizione, questa abitudine. Pochi giorni prima del matrimonio c'è l'addio al celibato o l'addio al nubilato, quindi la futura moglie si vede con le amiche, il futuro marito si vede con i suoi amici, separatamente, fanno sorta di ultima festa per godersi gli ultimi momenti di libertà, perché poi arriva il matrimonio, che visto in questo modo sembra essere una gabbia. Addirittura gli uomini vanno ad invitare una spogliarellista, le donne anche spogliarellisti maschi, per godersi, sai, vedi l'ultima donna nuda davanti a pochi centimetri d'occhio che non sia tua moglie, perché poi per 30 anni, per 50 anni vedrai solo lei, quindi concediti l'ultima gioia. Ma non vi rendete conto che già un approccio di questo tipo è un approccio funesto, è un approccio funerario, perché se lo spirito deve essere questo, se il matrimonio deve essere visto come finora hai potuto fare tutto quello che volevi, ora che ti sposerai non lo potrai più fare, se deve essere visto così, allora cosa vi sposate a fare? Ma che tristezza è? Allora non sposatevi, perché il crescere, il maturare, il migliorare il proprio esistere dovrebbe comportare il mettersi dei limiti. Tu nella tua vita devi fare quello che vuoi. Se sei insieme ad una donna, se sei fidanzato, se hai un partner, non puoi fare le stesse cose di quando sei single. Va bene, ma che cosa c'è del matrimonio? Questo discorso varrebbe anche semplicemente se sei la fidanzata. Per quale motivo sei la moglie? Perché sei la fidanzata, si può, che non so, per dire, per parlare in maniera brutale, sei la fidanzata o il fidanzato, che ne so, si può andare a letto con chi si vuole, si può fare quello che insomma, qualsiasi cosa con qualsiasi donna, qualsiasi uomo, e se da sposato no, è un rapporto in cui se si dichiara esclusivi fisicamente, è un rispetto del patto in entrambi i casi. Ma a parte questo discorso che non si capisce perché dovrebbe essere diverso fidanzamento e matrimonio, c'è un'altra cosa da dire, cioè nella vita uno deve fare quello che vuole. E siccome nessuno ti obbliga a sposarti o a fidanzarti, per quale motivo ti sposi se ti fidanzi, se tu vivi il matrimonio o il fidanzamento come una privazione della libertà? Cioè, nella vita uno deve fare tutto quello che vuole, tutto quello che è di proprio gradimento. E se pensa che un fidanzamento o un matrimonio impedirà di fare quello che è di proprio gradimento, allora non sposate o non fidanzate. Cioè, se tu vuoi un rapporto che sia per esempio esclusivo fisicamente, dove non ci sono altri di mezzo, no? Sto solamente parlando, vivrai quel rapporto se è quello che vuoi non andare con altre. E questo è il punto. Cioè, io penso che l'esclusività in un rapporto sia un qualcosa che può essere anche considerato bello, perché no? Vuoi andare solo con una persona, ti piace così tanto che vuoi andare solo con lei.
ma lo fai perché non ti pesa il fatto di non poter e di non andare con altri. Non è che lo fai, cazzo, io vorrei tanto andare con quella là, con Gelsomina, quella là che sta camminando. No, però ormai ho promesso, ormai non lo devo fare. No, se tu lo fai perché a livello proprio di tuoi gusti, di tue preferenze, non ti interessa nulla, allora è un tuo atto libero che corrisponde al tuo volere. Che senso ha andarti ad imprigionare in un rapporto che poi ti impedisce di fare quello che in realtà tu vorresti? È tristissimo. Se vivi un qualcosa è perché tu quel qualcosa lo apprezzi per così per come è. Oppure esiste anche la possibilità di fidanzarsi o sposarsi e di dirsi, vabbè, siamo una coppia in cui c'è amore pieno, però si è aperti. Esiste anche quella possibilità lì, ovviamente. Però al netto di quella possibilità lì di cui alcuni vivono, è una scelta soggettiva, basta che i due siano d'accordo. Mentre poi se fai l'esclusività, se tu vivi l'esclusività devi farla non come spirito di sacrificio. E invece molti lo vivono come sacrificio. Infatti il giorno prima del matrimonio è la festa, perché è l'ultimo giorno di libertà e poi arriva la prigionia. Per carità, voi mi direte, ma no, è fatto in maniera goliardica, si fa. No, ma sono sicuro che alcuni la vivono davvero così. La fine. Prima mi sono divertito, ora ho i doveri. Ma che tristezza è? Cioè, io per esempio nella mia vita, tutte le volte che sono stato fidanzato, i miei rapporti sono sempre stati, diciamo, di esclusività a due, non aperti. Ho sempre rispettato questa cosa, non ho mai tradito, come si suole dire, ma non l'ho fatto con un senso di pesantezza, con un senso di sacrificio. Quel mio atteggiamento, quel mio agire senza tradire corrispondeva alla mia volontà. Cioè, se io non tradisco, nel senso non vado a letto con altri, non lo faccio perché altrimenti la mia parte si arrabbia o perché lei non vorrebbe. Non lo faccio perché io non voglio. Io non accetterei mai di vivere un rapporto in cui sentissi la pressione, guarda, non osare andare con un'altra perché altrimenti sono guai. No, perché se non vado con un'altra è perché io non voglio. Non può essere un'imposizione dell'altro, sei tu che non lo devi volere. Ecco perché se io vivo un rapporto di esclusività, sono contento che la mia lei mi veda come l'unico partner. Ma non vorrei mai imporre alla mia lei il fatto di non poter andare con altri. Io vorrei che lei andasse solo con me, continuasse a venire solo con me, ma se è il suo volere, non una mia imposizione. Vai a te se vai a letto con altri, no? Perché altrimenti lei magari non lo fa solo per paura di ferirmi o di una mia arrabbiatura. E non è bello, non è un rapporto questo. Non è un rapporto. Cioè, un rapporto è bello quando tu puoi essere te stesso e quindi fai quello che ti pare. E ha senso l'esclusività se corrisponde a quello che è il tuo desiderio. Se tu, per come sei fatto, non gradisci l'esclusività, non fidanzarti, non sposarti o non vivere un rapporto in cui parli di esclusività, molto semplice. Invece no, qui facciamo la festina, perché c'è poi la fine della vita che è il matrimonio. In effetti poi il matrimonio diventa la fine, oddio, per meglio dire, le persone vivevano male prima, in maniera superficiale prima, in maniera ridicola prima, in maniera penosa prima e anche dopo, però dopo cambia la forma della schiavitù. Però dai, perché mi devo incazzare? Sono incazzare ma gli esseri umani che ragionano, che non ragionano, perché? Ecco perché non tollererò mai quando vedo delle scenette in giro. Ma come la tua lei, o il tuo lui, vale al contrario, ha parlato con lei, perché parlare non vuol dire, ha parlato, eccetera, perché non vai a dirgli, ehi, come osi parlare? Ma perché una fidanzata non è la tua proprietà, non sei tu che devi imporre le cose all'altro. E dirò di più, sul finale di video, ultimi secondi, se la fin qui scrivete viva il mare, però se arrivate fino alla fine avrete ascoltato anche queste mie ultime parole. Nel caso poi succedesse, c'è un rapporto di esclusività, mamma mia, mi sono già capito solo. Nel caso ci fosse un rapporto di esclusività e la mia lei non lo rispettasse, io rimango dell'avviso che si è sbagliata la mentalità del non perdono senza se e senza ma. Mi riservo in quella situazione, in quel momento, di decidere in base a quelle che sono i vari fattori. Chi dice, se io vengo tradito, non
perdono senza se e senza ma, secondo me non sa amare. Devi valutare caso per caso. E ve lo dice uno che non ha mai una sola volta tradito, attenzione, mai! Ma dire io non perdono senza è ridicolo, perché dipende. Non puoi dire che è uguale una che ti tradisce, lo scopri tu dopo 6 anni che ti aveva nascosto, uno che lo fa, è successo, è stato preso in quel momento, l'ha detto lei, poi dipende il resto del rapporto com'è, ti dice non perdono senza, capisci un cazzo, è molto semplice. E poi, porca troia, e vi ripeto, ve ne parla uno che non è mai andato a letto con altro mentre era fidanzato, mai! Sono anche stanco di questa visione superficiale del tradimento. Il tradimento non è semplicemente la tua lei, è la tua lei con qualcun altro. Sicuramente è una cosa negativa, se parli di fedeltà in quel senso e poi non rispettarlo, ma è ridicolo pensare che quello sia l'unico tradimento. Anzi, tra tutti i tradimenti possibili in un rapporto umano, quello forse è il meno grave. Potrei tradire la fiducia, la si tradisce soltanto se vai a letto con altro. Cioè, quello non si fa. Il tradimento sessuale è quello più grave di tutti. Più grave anche, magari, che ne so, questo qui, tuo padre ha tentato un giorno di accoltellarti, o ti ha picchiato, mettiamo, viene considerato meno grave che tradito. Ma questa è una cosa terribile. Se tu non parli, questo padre ti picchia, questa cosa qui è peggio che ti tradisca. E invece, nella nostra cultura, per fortuna si sta superando, viene considerato peggio il tradimento che essere picchiati. Ma essere picchiati, no, se essere picchiati da un partner. Ma anche solo se uno si è in faccia, allora, se tu parli, non è che ti riempie di botte, diciamo, ti dà uno schiaffo così, guardate, con questa potenza, con questo suono, così. Fate litigare, arriva e ti fa. Così è più grave che abbia scopato con un altro. Poi puoi perdonare anche lo schiaffo. Oddio, non lo so. Perché io perdonerei lo schiaffo. Però c'è da dire che capisco più uno o una che non perdona lo schiaffo. Lì posso capire, no? Ho paura che tu sia violento o violenta. Quindi secondo me si può perdonare anche lo schiaffo. Però, come posso dire, è qualcosa di più grave. Quindi capisco di più se uno non lo perdona. Il tradimento non si fa, ma è un po' meno grave dello schiaffo. Viviamo in un mondo in cui si considera questo schiaffo invece meno grave del tradimento. Vi dirò di più. Viviamo in un mondo in cui anche uno picchiato che rimane con gli ematomi viene considerato meno grave che il tradimento. Finché si penserà così, non farete molta strada, ricordatevelo, sarete falliti e infelici a vita. Ciao!